Lei stesso ha detto che il formulario così concepito, io so, cioè, com'è possibile che un semplice lavoratore si mette a riempire un formulario del genere? Credo che deve fare riferimento a qualcuno che lo aiuta, perché non è comprensibile, perché non riesce. Allora la differenza nasce anche da queste piccole questioni. Non era possibile combinare un formulario che dove le voci e richieste potevano essere messe in un'altra maniera, anche esteticamente, e dove non veniva confuso con una serie di voci o di numeri a cui bisogna fare riferimento girando la pagina. Ce ne sono già pieni. Allora ogni persona che cerca, che è giusto, che io spesso l'ascolto anch'io, non mi pare di aver sentito molto, cioè molto di invogliare la gente, di spiegare alla gente come è possibile iscriversi per gli anagrafici, per diventare, cioè per avere un quadro, come lei diceva, completo degli immigrati all'estero. Una questione che mi preme però di sollevare, signor senatore, che lei l'ha accennato e basta, è il problema della formazione dei giovani, dei migranti. Quando sono venuti i nostri, diciamo, la prima e la seconda immigrazione, il grosso dell'immigrazione, sono venuti senza una qualificazione. La Germania offriva posti di lavoro dequalificati, quindi le catene di montaggio, la tecnologia allora era sistemata e organizzata in modo diverso, la manodopera occorreva solo i muscoli forti per lavorare. Hanno contribuito, e non solo di questa generazione, hanno contribuito ad arricchire, cioè a sistemare la Germania, ad arricchire la Germania, a risanare anche la bilancia commerciale nostra, che poi viene sperperata in modo diverso, ma su questo si può parlare più avanti. Ora le condizioni per un giovane per poter accedere a un posto di lavoro sono diverse. Perché? Perché la robotizzazione dell'industria non richiede più questo tipo di manodopera dequalificata. Ecco, porto un esempio. L'emigrazione spagnola, che esiste qui in Germania, come numero è inferiore alla nostra, però spesso ci si incontra in alcune situazioni, facciamo un confronto. L'ambasciata a Bonn, spagnola, ha 8 funzionari che lavorano a tempo pieno per accudire, per vedere come assolvere il problema della formazione giovanile. Il nostro ministero ha solo un funzionario, che si chiama il dottor Cappellier, che gira da cima a fondo e non riesce a mettere cosa a questo. Ora, a me, io personalmente ci soffro su queste cose, perché le ho vissute personalmente, li vedo, cioè li vivo giornalmente, ho a che fare con la popolazione, cioè con i giovani che non sanno che fare. Vanno a finire in qualche pizzeria mal pagate, dopo escono, finisco un altro minuto se me lo date, escono e non sanno cosa fare. E il passaggio è facile, la droga, la delinquenza, la disoccupazione. Ora, le tante conferenze, la seconda o la prima e quanti altri se ne faranno ancora, o quanti dibattiti a livello parlamentare, non a livello anche dell'immigrazione, per quanto riguarda la formazione dei giovani, cioè, lo Stato cosa può fare, cosa deve fare, se ne sono scritte molte montagne di carte, però nella concretezza non basta, ne faccio un esempio perché non basta questo, nella concretezza non si fanno alcune cose, alcuni progetti addirittura, adesso faccio. Vengo da casa con un rappresentante della Commissione Interna di una grossa industria automobilistica che è la Volkswagen. Rappresento anche alcune associazioni italiane di Kassel, al nord di Francoforte, 200 km di qua, che naturalmente, non potendo venire per questione di tempo e di costi, hanno dato l'incarico a noi di venire qui a rappresentare un po' gli italiani di quella zona. Volevo chiedere una cosa prima, se la legge impone quella questione di queste anagrafe, in quanto io vedo dei dubbi molto gravi. Conosciamo la discussione in Germania che si è fatta 2 anni fa per quello che riguarda l'anagrafe e la questione della sicurezza dei dati. Io credo che lo Stato italiano, con quella sfiducia che lei ha accennato e che io condivido che esiste, credo che non siamo in grado davvero di convincere come associazioni connazionali a dare tutti quei dati che vengono richiesti. Prima questione, se la legge impone, è una questione facoltativa. Se è facoltativa avremo dei grossi problemi, a mio avviso, convincere i nostri connazionali, perché loro chiedono se c'è questa garanzia della protezione dei dati. Io credo che lo Stato, in questa forma che ha strutturato per chiedere questi dati,
non sia in grado di garantire questo. Poi volevo chiedere qualcosa un po' di personale. Credo che mi nuce molto la questione dello sviluppo dell'Europa. L'Europa, sì, diciamo la porta dell'Europa si è aperta un pochino in più, sembra che nei prossimi anni si aprirà del tutto. La situazione dei connazionali e degli italiani più all'estero è restata un po' quella di 10-15 anni fa. Io pregherei lei di portare avanti la discussione al Parlamento italiano in quel contesto dove lo Stato italiano dovrebbe essere molto più attivo per migliorare la situazione degli italiani all'estero. È per me una vergogna che nel 2000, dove l'Europa si sta aprendo, poche settimane fa la Cassazione tedesca ha votato all'unanime contro il voto comunale, la partecipazione al voto comunale nostro. Ha fatto degli accenni che ci sono dei movimenti europei che forse si adereranno. Però io credo che lo Stato italiano dovrebbe intraprendere un'attività, essendo lo Stato che ha una massa di emigranti all'estero, sarebbe ora che non... Noi abbiamo diritto all'interno, io sono un caso semplifico dove all'interno dell'azienda posso decidere moltissimo con il mio voto, però nel comune che vivo da 26 anni non posso decidere sulla questione degli asili infantili, sulla questione scolastica degli emigranti. Di conseguenza io credo che l'Italia dovrebbe approfittare proprio di questo periodo dove ha la presidenza del Parlamento europeo di portare avanti una discussione adeguata, perché moltissimi di noi non possiamo andare ogni volta in Italia a votare. E io credo che nel 2000, in questa Europa che si sta allargando, è una vergogna lasciare centinaia di migliaia di cittadini senza diritti fondamentali, diritto di voto. Di conseguenza credo che lì potreste dare un contributo molto alto a riguardo. Dobbiamo creare una struttura davvero che può funzionare qualcosa. Buonasera, il mio nome è Mario Covace, sono un dipendente della Federazione Italiana. Io avrei una domanda da fare di una certa importanza anche per i nostri figli, i nostri nipoti che vivono in Germania, riguardo alla televisione italiana. Nei programmi tedeschi si sa che in Germania c'è la televisione da capo, in questa televisione da capo vengono trasmessi programmi anche olandesi, inglesi, francesi, cioè di tutto amato, proprio. Per quanto riguarda l'Italia, è turco. Signori, non pretendiamo che i nostri programmi vengano immessi nella rete tedesca, perché non so, possono nascere problemi, però io conosco molti connazionali che hanno preso un'antenna parabolica, hanno speso migliaia di marchi per poter captare programmi italiani, adesso questi programmi vengono codificati. Mi vuoi spiegare il motivo di questo codice nell'Europa di oggi? Bravo. Ok, grazie. Avete sentita che io condivido completamente e di cui mi sono fatto come mio dovere tutti questi problemi che sono stati esposti oggi, mi sono fatto partecipe con le mie autorità a Roma appoggiando molto questa causa. Devo dire che a Roma ci se ne è molto occupati, arrivando a delle riunioni con la presidenza massima della RAI. Purtroppo le risposte non sono positive, sono abbastanza complicate, la spiegazione è molto complicata per una spiegazione tecnica, è fondamentalmente una questione di diritti d'autore. I programmi vengono oscurati in quanto che da parte italiana non viene pagato diritto d'autore che deve essere pagato su tutte le produzioni straniere o su tutte le produzioni anche italiane coprodotte con reti di altri paesi, e per poter arrivare a pagare questi diritti d'autore si tratterebbe di sborsare una cifra effettivamente straordinariamente imponente e che mi ha, quando l'ho detto, effettivamente sbalordito. Non ho desistito, abbiamo continuato e la discussione continua. Non sono certamente qui a darvi delle buone notizie, perché a quest'oggi io non ho motivi particolari di speranza che questa situazione possa cambiare. Posso soltanto assicurarvi che non solo ce ne siamo occupati, ma che alla mia richiesta c'è stata da parte di Roma una reale risposta. La RAI, naturalmente, e questo il senatore lo ha detto in precedenti incontri,
non è un ente di Stato italiano, quindi con la RAI noi non possiamo, con la RAI noi non possiamo andare oltre un certo tipo di rapporto e oltre un certo tipo di pressione. 20 miliardi all'anno quanto offrezza, il governo italiano si può permettere di tralasciare questa riserva di giovani che non imparano l'italiano, anche per il fatto che la RAI, ma non è l'Italia. Ma allora noi cosa siamo? Dopo 30 anni siamo in Germania, dobbiamo ancora imparare che cos'è l'Italia, ma non lo so. Mettiamo una mamma RAI, allora la mamma è la mamma, è una mamma di quelli disgraziati. Detto questo, ripeto, con la RAI si sta continuando un discorso. Sarei disonesto se ti dicessi che questo discorso presenta in questo momento delle possibilità di risoluzione positiva, perché sarei veramente disonesto a dirvelo. Detto questo, io poi, naturalmente, né io né credo nessuno qui, né nei consolati, né nell'ambasciata, né, scusi se parlo solo, ma credo neanche il sottosegretario, può entrare in merito alla quantificazione di questa spesa. 20 miliardi possono sembrare pochissimi, però questo non lo posso giudicare io. Se dipendesse da me, direi che questi 20 miliardi sarebbe necessario spenderli. Questo io non posso ovviamente decidere. Buonasera a tutti, sono felice anch'io di essere qui questa sera e di accompagnare il senatore Butini. Sono molto lieta anche perché è un incontro a livello politico, io stessa prendo una deriva da tanto tempo, quindi mi rendo conto della sua importanza, ecco perché ritengo che sia un incontro che ha un grande significato non solo per voi ma anche per noi dell'amministrazione. Sono in parte dispiaciuta di dover dire su molte cose, e avete ragione, e soprattutto su un problema che in questi giorni ci siamo resi tutti conto è molto grave e molto serio per la Germania, che è quello dei co-oschit e quindi quello delle attività scolastiche, quindi indirettamente attività culturali evidentemente, e anche di attività di sostegno ai ragazzi in questo difficile...